no? Ma la natura ha pensato a mettere le cose in equilibrio. Quando? Quando stai a letto? Quando scopi? C'erano le macchine, i soldi, Donald Trump, Giorgio Montanini, Berlusconi, chiunque, anche tu, non conti un cazzo, tutti siamo comuni dalla cosa. Dal fatto che a letto ci distrugge. E se tu devi dimostrare se è macio o virile, ma quando vai a letto, pipe e groppa, non stai bene. Non ci credete? La signora come si chiama? Antonella. Antonella e Federico. Antonella, sia che c'ha voglia di scopare o no, allarga le gambe, ti fa contento. Feri. Se tu non c'hai voglia, comincia le scuse. Ho mangiato troppo, ho bevuto troppo, la pasticca per la pressione, cose. Non è così. È che tu c'hai una ciccigomma in mezzo alle cosce che c'ha bisogno di tantissimo sangue che riempie dei vasi cavernosi affinché diventi duro per poterla penetrare. Ti pare normale in confronto a lei? C'è la pressione bassa? Non scopi. Ce l'hai alta? Ictus. È impensabile lei. C'ha voglia? Non c'ha voglia? Quante volte è capitato? E Mari, ma state insieme Antonio e Federico? No. Che vale, Federico? Durante la notte ti viene un po' la voglia da sporcaccione, lei dorme, fai tra scopi mentre dorme. Quante volte è capitato? Dai, oh, sei un porco. Antonio, fallo tu Federico mentre dorme, dai. Fallo. Ti piace il chewing gum da masticare? Perché se dorme, dorme, tutto dorme. Tu no. L'erezione è un handicap enorme. Ma perché è un handicap? Perché il maschio ha sempre passato tutto il tempo a vantarsi di essere macio virile, un Don Giovanni, ieri mi sono scopato. Ma questo a letto lo paghi. Perché quando paghi la cena, paghi l'aperitivo, gli paghi il taxi, tutto quanto, solo per quello, per scopatela, arrivi lì e inizia la tragedia. Si è pagato per vivere una tragedia. Mentre lei si è fatta pagare tutto per godere. Primo orgasmo, 2, 3, 4, 5, la donna si apre da 7, 8, 9, 10, si rigenera con l'orgasmo. Tu quanti ne fai? 8 li fai? 3, eh? Ma hai fatti 8? Dai, eri morto se ne hai fatte 8, non c'eri. C'è la sedia vuota. Era vuota la sedia. Già il primo ti metti in difficoltà perché l'uomo si svuota, non vuole più sapere più niente. Vedi Belen Rodriguez che lesbia con la Zanicchi? No, no, non mi piace, non mi eccita. Perché il primo orgasmo già è un dramma. E quindi tu hai pagato la cena per poter stare lì e di. Oh cazzo, oh buona, oddio, oddio, sto per venire, no, non posso venire, non posso venire. Sei venuta? No, ancora no. Però hai fatto l'occhio indietro, forse stai venendo. No, 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 ancora no. Però dimmelo quando vieni, dimmelo quando vieni, dimmelo, dimmelo quando vieni. Cioè, venuta, no, stai, oh, sembra un bigoglione, non vengo mai. Quanti ne morti in Iraq? In Iraq è morti 1 milione, tutti i bambini, oddio, 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 oddio. Cioè, tu stai lì? Hai pagato! E il giorno dopo ti vuoi vantare con gli amici! Ti devi vantare con gli amici, lei non lo può fare perché sennò passa la mignotta, tu invece da figo per fare una cosa che? Una tragedia! Tu hai pagato per reprimere l'orgasmo, mentre lei cerca di raggiungerlo! Ti sembra di star pari? I film porno, prendeteli, è la cosa più maschilista che ci sia, eppure i film porno hanno un bug di sistema, hanno le game bang. Le game bang fanno capire quando il maschio sia inferiore. Gangbang, sapete? Sì? È tanti contro uno. Ci stanno le gangbang con 20 donne e un maschio. Belle. Dura 3 minuti. Le mette in fila a pecorina, le mette in fila a pecorina e fa, oh, troia, puttana, soccola. Io dico, voglio vedere dove vai a parare. Amore, dove vai a parare? Ma invece le gangbang con le donne? The first gangbang of Tania. 19 years old, con 20 pornostar, lei al debutto, 20 pornostar, dura 1 ora e mezza. Questa ho 4 cazzi in mano, 2 in culo, 1 in bocca, eccetera. Quei pornostar sono lì, oh, non mi sono addizzato ancora, vai, vai tu, vai tu, vai tu, vai, 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 con le mascherine, vai, vai, vai. Quando arrivo, puttana, ti faccio male, però, vieni avanti, forza, quanti ne siete, 30? 30 le regge. Perché la donna è inesauribile e se te vuole umiliare, anche se te sei scopata come Rocco Siffredi, è venuta 15 volte, ma te vuole umiliare perché sei stato un testa di cazzo il giorno prima, se te vuole umiliare, tu pensi di essere stato Rocco Siffredi, e dice, Federì, fido qua? Non vuole di più, è soddisfatta, ma te vuole distruggere, dice, fido qua? Dice, no, come ancora? Ma pensavo meglio, tu muori.